risponde poi l'assessore Paolucci. Il consigliere ha diritto di svolgerla per non più di 5 minuti. Consigliere Pettinari? Vuole invertire, la fa dopo? Prego. Grazie Presidente, parliamo dell'ospedale civile di Popoli. Questo Consiglio regionale in data 1 dicembre 2014 all'unanimità approvava una risoluzione, come tante altre, quasi tutte purtroppo disattesa. In data 1 dicembre 2014 veniva approvata da questo rispettabile Consiglio regionale la risoluzione avente per oggetto risoluzione urgente ambulatorio di pediatria e laboratorio analisi ospedale civile di Popoli. Nella risoluzione approvata il Consiglio impegnava la Giunta regionale ad intervenire sul direttore generale dell'ASL di Pescara affinché venisse riattivato l'ambulatorio di pediatria, così come era prima della chiusura, venisse valutata la possibilità di inserimento nell'atto aziendale dell'ASL di Pescara degli ambulatori di pediatria, cardiologia, neurologia, ostetricia e ginecologia e venissero ripristinati tutti i servizi erogati dal laboratorio analisi del presidio ospedaliero di Popoli, con particolare riferimento al servizio di microbiologia. A distanza di ormai 4 mesi dall'approvazione della risoluzione, dobbiamo amaramente constatare che nulla è cambiato e che i programmi tesi a ridurre le prestazioni della struttura popolese vanno avanti come se nulla fosse accaduto. In particolare dobbiamo notare che in merito alla risoluzione adottata nessuna richiesta è stata avanzata dal Consiglio alla Giunta regionale perché il direttore generale dell'ASL di Pescara modificasse quanto stava avvenendo all'ospedale di Popoli. Come conseguenza di questo nessun impegno è stato preso dal direttore generale in merito alla risoluzione del 1 dicembre 2014. Allo Stato, quindi, l'ambulatorio di pediatria, che prima poteva contare su un dirigente medico presente 6 giorni alla settimana su 7, è stato riattivato con una sorta di surrogato rispetto all'ambulatorio recentemente chiuso. Infatti è stato destinato a Popoli un pediatra che sarà presente in ospedale solo per 2 giorni alla settimana, sono perciò stati concessi solo 2 giorni su 6 di pediatria, tanto per tacitare le proteste. Il laboratorio analisi continua ad essere ridimensionato, dopo la chiusura del servizio di microbiologia anche i campioni di sangue che prima provenivano dai distretti di Tocco da Casauria e Scafa sono stati inspiegabilmente dirottati al laboratorio analisi di Pescara, con tutte le conseguenze del caso. In sostanza non è stato fatto nulla di quanto previsto dalla risoluzione consigliare a scapito della credibilità dell'intera classe politica regionale. Per queste ragioni, con la mia interpellanza, interrogo il Presidente o l'assessore competente che vorrà rispondermi per sapere quali iniziative abbia adottato o intende adottare a seguito dell'approvazione della predetta risoluzione. Se intende riattivare l'ambulatorio di pediatria dell'ospedale di Popoli con gli orari originariamente osservati, se intende inserire nel prossimo atto aziendale dell'ASL di Pescara in riferimento all'ospedale di Popoli gli ambulatori di pediatria, cardiologia, neurologia, ginecologia e ostetricia. Se intende infine ripristinare tutti i servizi che venivano erogati dal laboratorio analisi dell'ospedale di Popoli con particolare riferimento al servizio di microbiologia. Grazie. Bene, consigliere, l'assessore Paolucci niente, può rispondere, insomma, non ha limiti. Prego. Ma grazie Presidente. Allora, in relazione all'interpellanza in oggetto, si evidenzia in via preliminare che con il decreto commissariale 97 del 2013, l'assetto organizzativo definito dall'azienda di Pescara con deliberazione editoriale numero 932 del 2013 del 16 settembre 2013 è stato ritenuto conforme alla programmazione regionale in quanto rispondente agli standard sul dimensionamento delle unità operative recepite dall'organo commissariale con decreto del commissario ad acta 49 del 2012. Ciò precisato, si forniscono di seguito le informazioni in ordine agli assetti organizzativi e alla qualità dell'assistenza attualmente garantiti
presso il laboratorio analisi e presso l'ambulatorio di pediatria dell'ospedale civile di Popoli. L'ASL di Pescara, in ottemperanza alle disposizioni recate dall'articolo 1,796 lettera O della legge 296 del 2006 e dall'accordo Stato-Regioni del 23 marzo del 2011, ha avviato un processo di riorganizzazione della rete ospedaliera dei laboratori analisi, riducendo da 3 ad 1 le unità operative complesse di laboratorio analisi cliniche e istituendo una nuova unità operativa complessa di microbiologia e di virologia clinica a valenza regionale. Le misure di razionalizzazione sono state adottate a seguito della valutazione dei volumi di attività massa critica, oltre che in considerazione del miglioramento tecnologico, acquisizione di nuove tecnologie e della necessità di razionalizzare l'allocazione del personale aziendale nell'ottica del laboratorio unico logico. Quanto sopra, anche sul rilievo che ai fini della cura e delle decisioni terapeutiche dell'assistito è fondamentale non tanto il luogo in cui vengono operate e effettuate le analisi, ma la qualità e la quantità delle informazioni e dal tempo in cui le stesse vengono rese fruibili ai reparti clinici e ai medici richiedenti. Il consolidamento di esami, spesso a bassa numerosità in una sede hub, permette la loro esecuzione in giornata con tecnologie di eccellenza certificate, riducendo i tempi di attesa del clinico che deve utilizzare le informazioni, consentendo allo stesso modo ai professionisti coinvolti di assumere qualità professionale di eccellenza dovute ai volumi della casistica e alla relativa complessità. Attualmente risultano già collegati informaticamente al laboratorio unico logico della sede hub di Pescara la unità operativa semplice di laboratorio di Popoli, oltre a tutti i distretti territoriali posti tra Popoli e Pescara. Risulta pertanto irragionevole fare viaggiare i campioni biologici prelevati in questi sedi da lontano laboratorio per farli successivamente ritrasportare alla sede hub del laboratorio del presidio ospedaliero di Pescara. Il collegamento al laboratorio unicologico inoltre rende fruibili le informazioni in tempo reale, ottemperando anche all'obbligo della relativa dematerializzazione cartacea. Evidenziato che sono trasportati al presidio ospedaliero di Pescara solo i campioni biologici prelevati nel nosocomio di Popoli che necessitano di test di secondo livello, si informa che la unità operativa semplice di laboratorio di Popoli continua a operare su tutte le linee produttive necessarie alle unità operative complesse che hanno sede nel presidio, senza trascurare le informazioni per i casi di emergenza e urgenza. L'aggiudicazione della gara del servizio aziendale lo stesso opererà con tecnologie di ultima generazione sovrapponibili a quelle già in uso presso l'hub di Pescara. In relazione invece ai campioni biologici prelevati nei punti prelievo territoriali si informa che se ne procede al trasporto all'hub del presidio ospedaliero di Pescara e che le relative informazioni a fine mattinata sono disponibili. A titolo esemplificativo, le informazioni degli esami effettuati nell'hub di Pescara sono disponibili e stampabili in periferia entro 1:30 dalla relativa ricezione. Con riferimento invece all'assistenza pediatrica erogata presso il periodo presidio operativo di presidio ospedaliero di Popoli, si evidenzia che in luogo del previgente semplice ambulatorio pediatrico il nuovo assetto organizzativo ha previsto l'istituzione di un ambulatorio polispecialistico pediatrico aperto al pubblico per 2 volte alla settimana. L'ambulatorio garantisce con personale medico specializzato assistenza oltre che per la pediatria generale anche per le ulteriori discipline. Si precisa poi che l'assistenza di base pediatrica è garantita quotidianamente anche dai medici specialisti in pediatria convenzionati con l'ASL e quindi presenti ed operanti su tutto il territorio di Popoli. La risposta è stata fornita da tutti i medici addetti al percorso. Grazie. Collega Pettinari per la replica, 5 minuti, prego. Sì, grazie Presidente, ma io non posso essere soddisfatto. Intanto a me non servono che approvate le risoluzioni nostre e mie all'unanimità. Avete approvato voi una risoluzione all'unanimità e oggi che dice tutto il contrario di quello che voi oggi mi avete letto, quindi evidentemente l'organo politico sposa appieno la decisione del direttore generale, del manager, quindi io vi ho chiesto come mai non è stata ottemperata una risoluzione che voi stessi avete approvato. Se voi approvate una risoluzione e poi oggi mi dite tutto il contrario di quella risoluzione, allora la prossima volta fate più bella figura non approvarmela la mia risoluzione. Non è che ci serve da riportare a casa una risoluzione approvata all'unanimità, caro Assessore. Lei l'ha approvato all'unanimità, quindi anche il suo voto c'è su quella risoluzione. Oggi mi dice una cosa contraria,
Io a distanza di 4 mesi gli ho fatto un'interpellanza per dire come mai non è stato dato seguito a quella risoluzione, come mai non avete ottemperato a quella risoluzione, e oggi lei mi dice, il direttore generale ci dice questo, e ho capito quello che ci dice il direttore generale, ma va in conflitto, confligge con quanto approvato nella nostra risoluzione. Quindi non riesco a capire, non è che la risoluzione non si nega a nessuno, un'approvazione della risoluzione, e per farci contenti ci approvate la risoluzione. Se poi ritenete di non condividerla con la risoluzione, allora non ce l'approvate. Io questo che non riesco a capire, la mia interpellanza era tesa a capire il motivo per cui non si è dato seguito alla risoluzione, quindi non posso essere soddisfatto. Mi spiace appurare oggi che voi condividete quindi perfettamente tutte le azioni messe in essere dalla ASL di Pescara, alla direzione generale dell'ASL di Pescara, che penalizzano fortemente il presidio ospedaliero di Popoli, prendiamo atto di questo. Non posso che far emergere una contraddizione tra quello che avete fatto 4 mesi fa e quello che mi state dicendo oggi. Se poi l'assessore ritiene di fornirmi anche la risposta scritta, a lui sta naturalmente la decisione, io sono qui e gliene sarò grato naturalmente.